Buon pomeriggio a tutti, cari concittadini di Galatone. Ci ritroviamo ancora oggi per dare delle comunicazioni a tutti voi in merito al decreto Cura Italia. È stato pubblicato questa mattina sulla Gazzetta Ufficiale. Adesso ne daremo contezza insieme all'assessore Pinca, a cui lascerò il posto per informare i cittadini, le attività commerciali, tutti coloro comunque che attendevano queste misure messe in campo dal governo. Speriamo che non siano le sole, che vengano aggiornate e aggiunte con altri provvedimenti. È occasione anche questa per ripetere ancora una volta di osservare le regole che ci siamo detti in questi giorni, di rispettare le regole, di non uscire di casa, di uscire lo stretto necessario per andare a fare la spesa o andare in farmacia o per delle comprovate necessità. Rimaniamo a casa, stiamo facendo un grande sforzo, i controlli da parte delle forze dell'ordine, sia la Polizia Municipale che l'Arma dei Carabinieri, stanno facendo un servizio lodevole in queste ore su tutto il territorio comunale, ma non basta. Lo sforzo più importante spetta a ognuno di noi con un atto di responsabilità. Io vi lascio, do il posto all'assessore Pinca che entrerà nel merito del decreto Cura Italia. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Come diceva il sindaco, ci sembrava doveroso rendere una comunicazione sul contenuto del decreto Cura Italia, come anticipato è stato pubblicato questa mattina con un po' di ritardo, ma abbiamo avuto finalmente la pubblicazione. Il decreto è un primo passo, diciamo, per un ausilio soprattutto alle attività produttive, alle famiglie, ai nostri lavoratori. E la comunicazione è volta soprattutto a dare dei punti fondamentali relativi a questo decreto. E per permettervi poi nelle condizioni, una volta avuta questa informazione, di rivolgervi per via telefonico, per via telematica, tramite mail ai vostri consulenti e ai patronati, usufruire delle misure che sono previste dal decreto. Allora, come sapete, in materia di ammortizzatori sociali, il decreto prevede una nuova cassa integrazione guadagni e quindi si invitano tutte quante le aziende che hanno dei lavoratori dipendenti a verificare diciamo, e a accedere alla cassa integrazione guadagni per quanto riguarda il salario dei propri dipendenti. È prevista anche un'indennità di 600 euro per i professionisti, per i collaboratori continuativi, per i lavoratori agricoli e dello spettacolo. L'indennità è di 600 euro e si spera che venga rinnovata anche per il mese di aprile. È prorogata anche sono prorogati i termini per le domande di disoccupazioni NASPI e DISCOL e sono sospesi anche per i lavoratori autonomi i mutui, le rate di mutuo, purché dimostrino un calo nel fatturato. Sono bloccati chiaramente in questo periodo il licenziamento e tutte le procedure avviate successivamente al 23 febbraio. In materia di tributi, come sapete, questo comune aveva già sospeso sino al 30 settembre il versamento delle imposte su cui poteva avere una potestà decisionale, praticamente sulla tassa della pubblicità e sulla TOSAP. Con il nuovo decreto sono sospesi i versamenti delle ritenute d'acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e chiaramente rappresenta la quasi totalità delle partite IVA, dato che si richiede un fatturato fino a 2 milioni di euro, e mentre per i settori più colpiti che vengono elencati nel decreto non ci sono limiti di fatturato. È previsto un credito d'imposta sull'affitto dei negozi, è prevista anche un credito d'imposta per la sanificazione dei locali. Sulle imprese lo Stato si è impegnato per 9 mesi da questo provvedimento a fornire garanzia per prestiti sino a 5 milioni di euro. È stato previsto anche un fondo per il Made in Italy e anche un supporto alla liquidità per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato tramite l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti. Chiaramente sono previste anche delle misure per quanto riguarda le famiglie, quindi per quanto riguarda i congedi parentali, con 15 giorni aggiuntivi sui congedi parentali, con un voucher babysitter, con anche
anche la sospensione dei mutui per quanto riguarda la prima casa, e sono stati allungati i tempi dei permessi retribuiti ex legge 104 e sono state sospese le cartelle di pagamento e gli atti di riscossione, che cosa in cui rientra anche il Comune. Io volevo soprattutto anche qui chiarire un aspetto. Noi abbiamo adottato un deliberato che è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perché ci anticipi la quota del Fondo di Solidarietà Comunale, perché in questa condizione in cui sono sospese i versamenti anche di quei tributi con cui il Comune poteva andare avanti, si verifica una forte crisi di liquidità del Comune. Io devo ringraziare, oltre chiaramente al sindaco, a tutti gli assessori, a tutti i consiglieri, anche quei dipendenti che sono presenti nella COC, che comunque stanno lavorando nel comune esponendo se stessi a rischio, e devo assicurare anche agli stessi uno stipendio, una giusta retribuzione. In mancanza di un'anticipazione del Fondo di Solidarietà Comunale, questo adempimento è in forte difficoltà. Per cui invito tutta la cittadinanza, anche a tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, a sostenere questa iniziativa. Il deliberato lo trovate sull'albo pretorio del Comune, e quindi potete anche voi stessi come privati inviare questa delibera alla Presidenza del Consiglio, perché ci sia una spinta da parte di tutti quanti. Perché questo Fondo di Solidarietà Comunale non vuol dire chiedere un'elemosina nei confronti dello Stato, si tratta soltanto di quelle imposte che vengono pagate a livello centrale e che poi lo Stato redistribuisce a quelle regioni, a quei comuni che hanno minore gettito fiscale. Un'anticipazione peraltro già ridotta del 45%, dato che invito anche qui i cittadini a vedere sul sito istituzionale di Open Civitas che al nostro comune mancano circa 600.000 euro denaro che dovrebbe essere assicurato dallo Stato per assicurare i livelli minimi di assistenza, i livelli minimi nei servizi essenziali, e nonostante ciò, anche se sono ridotti al 45%, non possiamo aspettare al 30 di giugno per avere il relativo accredito. Noi faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per alleviare le condizioni delle nostre famiglie e delle nostre imprese, e a questo proposito lancio soltanto un ultimo comunicato, perché non voglio essere lungo in questo intervento che vuole essere soltanto chiarificatore. Vi sono delle attività che hanno in forza del decreto un divieto di esercizio, e fra questo rientrano anche i parrucchieri, gli esercizi di barbiere e così via. Questa categoria sta soffrendo chiaramente una forte difficoltà economica a causa di questa chiusura. Non è corretto nei confronti di queste persone che vi siano degli altri soggetti, degli altri cittadini che invece esercitano ugualmente questa attività, e tralascio anche le condizioni di regolarità in cui la esercitano, metto avanti questa situazione di correttezza andando al domicilio delle persone. Dobbiamo fare sacrifici tutti quanti, quindi invito alla massima correttezza anche in questo. Chiaramente dovremmo predisporre anche per questa situazione dei controlli, ma io spero che non ci sia bisogno del controllo e della sanzione, ma che ci sia un po' di buonsenso, e magari che questo buonsenso lo usino anche i nostri